muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa. No, non parlatemi, bisognerebbe ritrovare le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima. E l'uomo in quelle ore guarda fisso il suo tempo, un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo, senza sapere se sarà il momento della sua fine o di un neo rinascimento. Non disturbatemi, sono attirato da un brusio che non riesco a penetrare, non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore, mercante, pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista guarda anche lui il presente un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena, è un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, te lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte o dell'oblio. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo tutti in attesa.